Buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità. Quindi parto dai ringraziamenti col ringraziare Dimitri e Fabrizio per avermi invitato dopo un anno e mezzo la mia prima volta al Pesca Mosca Brescia, e posso cogliere l'occasione per farvi complimenti per questo gran bel club, gran bel gruppo che avete creato. Sì. Perché qua ci si sente davvero a casa e vi faccio i complimenti. Grazie. Davvero. Grazie. Ci tenevo particolarmente a dirvelo perché ho cominciato a girare un attimo un po' questa realtà e ho visto che questa spicca davvero. Ci fa emozionare. E le mosche che proporrò stasera, a differenza delle quattro che ho fatto l'altra volta, per chi c'era, che ho fatto le mosche più catturanti che ho da proporre, questa sera farò mosche sì catturanti, ma per far vedere anche l'utilizzo di diversi materiali in modi diversi anche. Quindi la prima mosca che vado a fare è una ninfa, siccome è la tecnica che prediligo e che faccio di più. Ninfa importata dall'America, infatti il suo nome è la Rainbow Warrior Nymph, che poi ho personalizzato in vari aspetti dalla prima versione, ovvero la ninfa arcobaleno, la cui caratteristica è quella di cambiare colore, cioè più che colore riflessi, una volta bagnata ovviamente, a seconda che ci sia sole, che ci sia nuvolo. Quindi in base all'ora e al clima assume dei riflessi diversi, e questo ha fatto essere questo artificiale micidiale sia su trote che su temoli, soprattutto quando, cioè io non parto mai di solito a pescare con questa mosca, ma la metto proprio quando vedo che è difficile, la cattura arriva difficile con altre mosche, e allora cambio, metto questa e vedo che fa praticamente subito la differenza. Quindi Rainbow, appunto, per questo suo cambiamento di colore, tant'è che un amico l'ha chiamata appunto la cambia colore, e questo ragazzo ci ha preso un metro di temolo, cioè due temoli da 50 uno dietro l'altro in adda, e è impazzito per questa mia mosca che realizzerò su Partridge K4AYSE Lamo, quindi un grab in misura 12, le codine sono in fagiano, il corpo è filo di montaggio rosso 80 Textream, è ricoperto da un tinsel che adesso vi presenterò quando lo andiamo a utilizzare, un tinsel piatto color perla, è rinforzato poi con una copertura di collo UV Solarez. Il torace è un dubbing Seabay Fine Diamond Pearl, e poi il collarino è il continuo del filo rosso che utilizzeremo all'inizio. La pallina è silver, quindi argento, in misura del 3. Questa mosca, che l'ho messa sì appunto nel mio secondo tour di mosche, è stato appunto Fabrizio l'anno scorso che l'ha presa dalla scatola e ha cominciato a dire interessante, allora ho detto Fabri la vediamo l'anno prossimo quando mi inviterai. E tant'è che ha rispettato la parola e ora siamo qua a fargliela. Quindi, amo del 12, pallina del 3, che è una binata per me solita, diciamo, anche la bianconera la faccio sul 12 con la pallina del 3. Un qualche giro di piombo che mi va sia a dare peso, 4 giri per l'esattezza, che mi va a dare sia peso sia mi va a formare, diciamo, il torace, quindi dovrò fare in questa zona meno giri di filo di montaggio e meno dubbing, perché appunto c'è già il piombo che fa da spessore, e tant'è che ricopre solo lo spazio che va a occupare il torace di questa mosca. Filo 80 Red Textream, che non è fluo, no, non è fluo, è proprio il red. Adesso la luce magari qua inganna, e anche l'obiettivo lì sembra un fluo, ma è un red standard che poi appunto va a cambiare colore una volta che ci vado a mettere sopra la piattina. Quindi lo fisso dietro ai giri di piombo. Che
Vedremo, visto che stasera utilizzerò questo amo in tre dressing, e il quarto dressing è una richiesta di Lorenzo. Questo amo è fantastico perché, a parte che ha un range che va dal 18 al 6 e che, che gestisco tutto, quindi impacchi sia da 25 che da 100, 18, 16 e 14 si presta anche a delle emergenti in CDC, diciamo 18 e 16. E poi dal 10 in su, quindi 10, 8 e 6, va benissimo per fare dei piccoli streamer come quelli che vedete che ho lì, fatti da Keppia, e che vedremo come ultima mosca. Quindi, e la particolarità, oltre nella resistenza, che come vedete sposta il morsetto ma la forma dell'amo non cambia, quindi è un amo che consiglio altamente, permette di fare dressing che finiscano praticamente qui, cioè all'inizio della curvatura, quindi utilizzarlo quasi come un amo dritto ma solamente il gap è curvo, come faremo poi nella perdigon successiva. Nelle ninfe mi vado a fermare solitamente a metà curvatura, e nelle emergenti col quill si può arrivare anche quasi a fine curvatura, diciamo. Quindi mi vado a fermare circa a metà della curvatura, e qui prendiamo nulla di speciale, ovvero una piuma di fagiano maschio di coda. Ne prendiamo 5 fibre per l'esattezza. La famosa effimera transgenica. Tu scrivi su internet, trado 6, vedi sul sito internet. Comunque potrebbe essere su 10 per la 4. Ok, quindi fissiamo le codine e ci portiamo verso il piombo col filo. Ora prendiamo il Glossy Pearl Textream, questo prodotto che è una piattina, è disponibile in misura 1,32, appunto per fare i corpi o i tinsel o sbrilluccichio, diciamo, negli streamer, oppure in versione 1,16, cioè un po' più larga, che va molto bene da fare le sacche alari tipo della Cooper John. Un 1/32 di pollice, un 1/16 di pollice. Esatto. Ora prendiamo quindi la più sottile, 1,32. Sì. E la andiamo a fissare sul lato del gambo e andiamo giù fino a dove inizia la coda. Ora questa. No, cosa è questo? No, un pacco di roba. Questo? Ora diamo conicità al corpo, ovvero andiamo verso il piombo, poi verso la coda, ma ci fermiamo un po' prima. Torniamo verso il piombo, torniamo verso la coda e ci fermiamo prima ancora, e ripetiamo questa operazione, quindi continuiamo a fermarci sempre un attimo prima quando andiamo indietro verso la coda. In questo modo otterremo un corpo conico. Ok, adesso ruotiamo la piattina sul corpo. Potrei anche dare un qualche giro col bobinatore e poi ruotare il morsetto su se stesso, ma ve la faccio bella precisa così. Ok, ora tantissimi che fanno questo montaggio, specie zona Bolzano, molto conosciuto e molto catturante da quelle parti sull'Isarco, pescano direttamente così, cioè adesso proseguono facendo il torace eccetera. Invece io, che appunto
il mio motto è quality flies for quality time, quindi mosche di qualità per momenti di qualità, la mosca deve durare il più possibile, quindi il pescatore può solo perderla, diciamo, tra virgolette. Quindi se io non vado a rinforzare questa piattina con una goccia di colla come farò ora, alla terza trota i denti la aprono e l'effetto svanisce praticamente. Quindi per rendere questa mosca solo che perdibile, diciamo, e quasi indistruttibile, la copriremo con una goccina di colla Solarez UV Ultra Thin. E qui vi apro la parentesi delle colle, visto che stasera le utilizzeremo in 3 mosche su 4. Solarez, un produttore americano di colle UV, propone una gamma di 4 prodotti, ovvero quella che io utilizzo di più, cioè la blu, che è la versione thin, quindi prodotto finito è la Perdigon, quindi un prodotto luccicante, non appiccicoso, e cioè brillante, trasparente, che si asciuga subito e dà la lavorabilità molto liquida, lo vedrete dopo. Stesso prodotto, quindi a lavoro finito uguale, ma con la rosa, la FIC, si ha una lavorabilità più densa praticamente. È per chi piace lavorare con una colla un po' più densa. Il terzo modello è la Flex, cioè la verde, che va molto bene per fare le teste degli streamer, i gamberetti, in quanto il risultato finito una volta catalizzato è un prodotto non rigido come la Perdigon, ma un prodotto che se lo si schiaccia e lo si molla ritorna come era, praticamente un prodotto elastico. La quarta versione è la Ultra Thin, quella che andremo a utilizzare adesso, in cui non serve ad esempio un grosso strato di colla come può essere una Perdigon, ma soltanto da rinforzo, quindi una colla molto liquida, molto sensibile alle temperature, adesso arrivo anche a toccare quel discorso lì, che va molto bene appunto per rinforzare i quill delle emergenti, le sacche alare di Fasantail sul 16-18, cose molto piccole, si può utilizzare anche come colla da chiusura nodi, e appunto io lo utilizzo anche qui dove non mi serve uno spessore ma soltanto un rinforzo. Nota che devo annunciare sulle colle Solarez è che sono tutte termosensibili, ovvero a temperatura ambiente in casa restano praticamente liquide, ma quindi con le temperature fredde vanno verso il solidificarsi, diciamo, col caldo diventano più liquide. La Ultra Thin, che è la più raffinata, è la più sensibile, quindi io questa colla, se stasera prima, quella che utilizzerò adesso, ho venuto via l'adesivo, se stasera prima di venire qua non gli davo un colpo al microonde, adesso io aprivo il boccetto e tiravo fuori il miele solido e non sarei riuscito a spalmarlo, invece è liquida come l'acqua praticamente, eccola qua. Perché appunto questa è molto sensibile e anche a temperatura di casa nel cassetto diventa solida praticamente. Dopo bastano alcuni secondi al microonde e torna liquida, perché poi questa è in boccetto di vetro, quindi non fa problemi, mentre le altre non hanno questa sensibilità, diciamo, e non fanno questo problema tra virgolette, che poi non è un problema, è soltanto un accorgimento. Il vantaggio è che hanno veramente poco odore e per chi costruisce tanto come me, come Dimitri, non danno problemi agli occhi, al naso, problemi che invece ho riscontrato con colle tipo Deer Creek. Quindi, arrivati a questo punto, scaldiamo la lampada UV. Con un ago prendiamo una goccina proprio quasi microscopica di colla e, come vedete, è già colata sull'ago perché appunto è la ultra liquida questa, e andiamo a coprire il corpo senza ingrandirlo, diciamo, solo coprirlo, ovvio che un pochino si ingrandisce perché è normale che faccia un po' di spessore, e come vedete già qui ha quasi cambiato colore, poi vabbè adesso siamo sotto la luce gialla forte. Diamo un colpo veloce, molto veloce, perché sennò la colla viene scioccata se ci stiamo su tanto fin da subito. Lasciamo riposare un attimo e poi finiamo l'operazione, che vi garantisco che è già finita, sono solamente io che voglio essere bello tranquillo e sicuro. Io che le faccio in serie, e è un consiglio anche per chi le fa
solamente per sé e non doverne farne quantità da vendere, è fare questo step in serie e poi prenderle e dimenticarvele al sole, perché è vero che è la colla tra virgolette quasi perfetta se vogliamo paragonarle a Deer Creek o a Loon, ma io ho visto che il sole gli dà una finitura ulteriore alla lampada, cioè adesso è finita, però se fossimo su un microfloss, se io la prendo e comincio a sfregarla, perde un attimino quella lucidità che se invece io l'avessi lasciata al sole, ma anche solo 5 minuti, 10 minuti, non cambia veramente più. E questo l'ho provato con la loro lampada Solarez, con l'Apollo che utilizzo tutti i giorni sul banco, con la lampada di Marco anche, l'ho provata, ne ho provate 3 o 4 di lampade e meglio del sole non c'è nulla. Ora, a questo punto che abbiamo fatto il corpo, prendiamo la cera della Loon, la Loon Low Tax Wax, quindi la bassa aderenza, diciamo. E non arrivo. Ok, ora prendiamo Fine Diamond White di Sibai, che poi utilizzeremo anche nella quarta mosca, e lo apriamo un attimo. A differenza dell'anno scorso che ve l'ho presentato schiacciato sul filo per fare il torace della bianconera, quest'anno lo apriamo con la cera e lo utilizziamo montato tra virgolette in asola, diciamo, come se fosse un montaggio ad asola, quindi con le fibre aperte. Partiamo tutto, dalla testina. Tutto sintetico? Sì, 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 tutto sintetico. Partiamo dalla testina, torniamo indietro, arriviamo dove vogliamo finire l'artificiale e poi da qui cominciamo a mandare indietro. No, ho messo poco. Vi dicevo, partiamo dalla testina, andiamo indietro e poi i passaggi frontali li facciamo tirando indietro il dubbing praticamente. Okay. In modo che e poi andiamo a fare il collarino con appunto lo stesso filo, quindi è un proseguire praticamente la mosca e andiamo a chiuderla. Ora da asciutta è totalmente diversa che da bagnata, diciamo, queste fibre aperte di dubbing una volta che sono bagnate staranno, adesso ne andiamo a pareggiare un attimo, staranno praticamente aderenti al corpo, che risulterà contornato dalle fibre di dubbing e luccicante all'interno di un colore totalmente contrastante col dubbing, e poi la codina in esterna, quindi bagnata, risulta più o meno così, come ve l'ho schiacciata adesso, ecco, che avevo un po' di cera sulle mani, sarà praticamente questo il risultato, mentre se ne prendiamo una asciutta vedete che è lì davanti, bello vaporoso praticamente dubbing. Spero di essere stato abbastanza chiaro in questo concetto. E questo appunto è ciò che gli fa prendere questo nome di Rainbow, quindi capite che tutti questi riflessi contrastanti tra di loro, una volta bagnati sotto una luce solare potente delle 2 del pomeriggio o sotto la nuvola o la sera, questa mosca cambia realmente colore in pratica. Ora la chiudiamo con colla di chiusura Loon Hard Clear, un prodotto che
è veramente eccezionale perché è totalmente inodore e che asciuga in un attimo, che si riesce a utilizzare sia su grossi artificiali che su piccolissimi artificiali. Chiudiamo per bene il collarino e poi, se vogliamo, spingiamo avanti le fibre che poi torneranno indietro una volta che la mosca sarà in acqua e in pesca. Ma quella che avevo da campione sta già girando? No, ce l'ho qua. Allora, questa è quella che ho fatto adesso praticamente, e poi vi metto su quella che ho fatto da, quella che ho preso da campione, che ho fatto a banco a casa. Quindi il risultato è questo qui, una codina che praticamente è lunga come il corpo luccicante che si vede, diciamo. Ma poi usi dei colori anche diversi come sottocorpo. Dopo come sottocorpo ci si può sbizzarrire. Io sto mantenendo quel rosso qua perché appunto sta pagando davvero tanto, e sia su trote che demoli praticamente. E è una delle, dei primi dressing che ho fatto da quando ho cominciato a pescare a mosca, a fare le mosche solo per me, quindi ormai è, sono 4-5 anni che utilizzo questa qua. Una mosca che potete trovare, se cercate Rainbow Warrior Nymph su YouTube, escono versioni americane varie, tra cui anche quella sacca alare in crystal flash che poi ho tolto, la goccina sulla striscietta luccicante è stata una cosa che ho voluto io, perché ho visto certe mosche di amici fatte in questo modo qua, con la spiralina lì tutta molla e rovinata. Sì, per carità, se le trote sono in attività mangiano, d'accordo, però insomma ci vuole una mosca che sia il più duratura possibile. Andiamo con la seconda mosca. Vi propongo una Perdigon che, per chi già conosce il concetto di Perdigon, magari dirò una cosa che è ripetitiva, ma le Perdigon sono ninfe che, il cui vantaggio è quello di bucare l'acqua, ovvero sono ricoperte completamente di colla UV e hanno solamente un minimo di codina che le rende un po' più naturali, diciamo, le diversifica da un sassolino. Non so, Dimitri, se hai già fatto la serata ninfe, se già, per chi è nuovo magari, no, se hai già spiegato il concetto di Perdigon. No, sulla Perdigon è... ok. E si gioca tanto sul mescolare i colori e vedere cos'è che è più catturante, quindi è una mosca che deriva dalla competizione, una mosca che deriva dalla Spagna, e che appunto ci permette di battere più acqua in pesca, tant'è che appunto deriva dalle gare per questo, perché quando noi ci troviamo di fronte a uno spot di pesca da pescare a ninfa con la tecnica della ninfa moderna, con qualunque ninfa, anche quella che ho fatto prima, fa più contrasto in acqua perché ha una coda in fibre di fagiano che hanno un certo diametro, ha un torace in dubbing che è vaporoso, e quindi una volta che la lanciamo a monte di dove siamo non va a prendere il pesce che è fermo lì, ma andrà a prendere il pesce che è fermo qui praticamente, perché entra in pesca qua. Con la Perdigon invece abbiamo il vantaggio di cominciare la passata, bucare l'acqua, entrare in pesca, e quindi anziché giocarci solo questi pesci ci andremo a giocare questi pesci praticamente. Il dressing che vi propongo stasera è un dressing fresco, perché l'ho voluto mettere insieme l'anno scorso e ho avuto l'occasione di provarlo poco, perché l'ho provato solamente in chiesa e in sarca, che sono le acque che frequento di più. Un dressing che che ho voluto inventare tra virgolette, ovvero partire dal chiaro e arrivare allo scuro, quindi un gallo brown, le codine di gallo brown, un glitter thread arancio come corpo, un torace, chiamiamolo torace, prima della pallina red, sacca alare spot nera e pallina nera, quindi dal chiaro allo scuro, visto che i contrasti mi hanno sempre dato grandi risultati. Quindi partiamo sempre dalla stessa combinazione di prima,
E qua praticamente si ribadisce il concetto che vi dicevo, ovvero che è la combinazione migliore, tra virgolette, che io trovo nel Pescara Ninfa, la misura 12 con la pallina 3. Dopo da lì vedo se aumentare o diminuire in base al, allo spot che mi trovo davanti. Ecco. Quindi, stesso amo di prima, K4 a YS di parte, pallina nera tungsteno del 3. Qualche giro di filo di piombo. Quello originale? Te l'ha fatto girare, non so se è quello. Il ritrovato. È un clone. Ora. Glitter thread orange, quindi glitter thread arancio, un filo olografico, diciamo un intrecciato di seta arancio più una, un olografico, gli dà dei riflessi molto particolari che tutti questi glitter thread, una volta coperti dalla colla UV e soprattutto una volta poi bagnato questo effetto, assumono un colore totalmente diverso da quello che vediamo già qui, quella che ho messo prima per farvi vedere che mosca è, vista in questa angolazione sotto la luce, vedo dei riflessi azzurri che se vi faccio vedere il filo arancio dite ma dove li vedi i riflessi azzurri? Invece una volta che è montata, coperta di colla e utilizzata in pesca vi accorgerete che cambiano totalmente colore, anche il rosso che useremo dopo tende quasi a essere un rosso che si avvicina molto a un nero, cioè un colore molto scuro una volta bagnato. Quindi, e soprattutto questo filo ha un vantaggio di, oltre che essere molto brillante, appariscente, poter darci dei giochi bellissimi di luce, di contrasti, lo si usa tranquillamente come filo di montaggio proprio. Quindi andiamo all'inizio della curvatura, come vi dicevo, quindi mosche che devono essere molto compatte per bucare appunto l'acqua e avere meno attrito possibile con la superficie dell'acqua. Poi prendiamo un collo di gallo brown e da una delle piume basse dello scalpo, diciamo, quelle che non utilizziamo per le secche, andiamo a prendere le fibre per fare la codina, quindi una piccola codina. Ti ho detto se può calentare invece di prendere la macchina così. Senti quella là, parla di Barbie spagnoli. Ne abbiamo presi, ne abbiamo incannati alcuni che io non li ho neanche visti. E non è che ci sono 3 metri d'acqua, però non li ho neanche visti. Guarda perché vai pesante. Scusatemi, ho fissato la codina, poi sono andato verso il piombo, vado anche verso la testa, ma poi questa parte la coprirò poco, anche perché poi la copriremo col glitter rosso e andiamo a fare un attimo di conicità al corpo della mosca. Okay. Come mai le usi? Di solito nelle perdigone si usano un gallo pardo. Sì, anch'io ce l'ho e lo uso in altre mosche. Qui non l'ho voluto usare appunto per fare un colore che stesse sì, abbinato all'arancio, ma che cominciasse ad andare gradualmente verso lo scuro praticamente. E, ora, sempre stesso tipologia di filato, ma in versione blood red, quindi rosso sangue. Ok, ora fissiamo l'altro glitter. Che praticamente copre la parte, diciamo, di torace. Andiamo a dare sempre un minimo di conicità verso la pallina.
chiudiamo. Un nodo appena, poi prendiamo un nodo appena. Sì, qua faccio solamente un nodo, anche perché poi viene coperta dalla, dopo viene coperta dalla colla, quindi non è un problema. Poi prendiamo uno smalto, smalto da unghie nero, facciamo una goccina. Mettiamo tra l'arancio e il rosso e poi la portiamo verso la testina. Smalto, smalto nero da unghie. L'anno scorso. Perché l'anno scorso ero già qui. Uvi anche quello. No, no. Queste io le faccio in serie così e quindi faccio prima tutto questo step di fare la mosca, mettere la goccina di smalto e poi le lascio asciugare. Si possono mettere nei fornetti da unghie tranquillamente. Ma ci sono anche uvi quelli, no? Sì, dopo c'è, ci sono la Lun, la Lun Hardhead nera della Lun. Ma anche gli smalti da unghie che... Ah beh, sicuramente, l'hanno inventato anche quelli. La lascio asciugare al sole, cioè al sole, sul suo bel polistirolo, e una volta che è asciutta, cioè che è così, una volta asciugata la goccina viene praticamente assorbita dal filo e la mosca è piatta praticamente. A questo punto utilizziamo la solare, scaldiamo sempre la lampada. Beh, no, questa non è la mia, è quella che ho da vendita. Quindi io utilizzo la blu, che adesso vedrete la densità, che è appena superiore a quella che abbiamo usato prima, la ultra thin. Semplicemente perché mi trovo meglio con una colla liquida a lavorare. Chi si trova meglio con una colla un po' più densa, basta che prenda la rosa e poi il risultato finale. Con la rosa sei più tempo di... Sì. Sì, ma adesso vedrai anche questa qua che è un bijou. Ah, è vero, te l'avevo data io. Più fatica quella. Sì, invece io mi trovo meglio. Adesso vedrete che mentre io sto guardando qua la colla sarà collata giù, infatti è collata giù. Perché è liquida, se avessi usato la rosa sarebbe quasi rimasta dov'era. Quindi prendiamo la colla e la giriamo attorno alla parte iniziale della mosca e poi la stendiamo verso la coda in modo da coprire tutta la superficie della mosca e poi la riportiamo in avanti praticamente, perché se no ci verrebbe cicciona dietro e magra davanti. Continuiamo a ruotare in modo che non perda la forma, un secondo veloce, via, riposo un attimo, finisco la mosca. E questa vi garantisco che potete solo perderla praticamente. Bravi. Beh, ma manca un altro. Io anche. E è già asciutta da diversi secondi. Anche la bocca è salvul. Io al finale ho mantenuto la mosca attaccata, cambi il line, per via la bovine fra di balaschi. Secchisti! Era direttiva sotto bovine che finalmente. Secchisti a rapporto. Sì? Sì, perché io adesso ho detto secchisti, ma con questa mosca si divertono anche i ninfaroli pescando in dropper e ve lo garantisco perché ci ho pescato e tiene su una bella ninfa del 3 tranquillamente. Una clean camera, vi propongo una clean camera realizzata su un partridge 15 BNY, ovvero partridge clean camera misura 12, che il buon Stenos ne ha volute di più piccole sul 16 e ce l'ho fatta fare anche sul 16. Misura 12, una mosca che ho testato per le prime volte in alta quota sul Chiese, quindi la zona Nudole e la zona Val di Fumo, sui Salmerini. Poi l'ho provata anche appunto in dropper sulla Visio, sul Rabbis.
Quindi altamente galleggiante, perché le ali sono in capriolo, in asola, il segnalatore in foam, col colore diverso a seconda che siamo in ombra o in sole, col foam arancio, il foam giallo, e un corpo che ha il concetto un po' della Perdigon che abbiamo visto prima, quindi un glitter thread che cambia riflessi, coperto dalla colla UV sempre a peso zero, diciamo, a minore impatto possibile sulla mosca, quindi la ultra thin. E il torace è sempre un dubbing Sibai, che prima abbiamo utilizzato il Fine Diamond Pearl, invece qui useremo il Black. Un amo, questo amo che nasce come appunto Clean Camer, che anche come ho fatto nella descrizione di questo amo sul mio sito, si porta, oltre che per costruzione, di secche con montaggio clean camer, di pupe, quindi emergenti, ma anche di ninfe a grab gambo lungo con la sua bella pallina, perché ha un filo comunque che è bello robusto e non si limita solo alla mosca secca. Ecco. Prima andiamo a fare il corpo, quindi lo posizioniamo in questo modo, così siamo più comodi a fare il corpo. Il corpo è sempre un glitter thread, quindi lo stesso tipologia di filo che abbiamo usato prima nella Perdigon, ora ve la faccio vedere su una secca. Quindi partiamo lasciando abbastanza spazio dall'occhiello, fissiamo il glitter. E ci portiamo in fondo alla curvatura, più o meno qui. Ora diamo conicità al corpo, quindi stesso sistema di prima, ci fermiamo un po' prima, torniamo su, andiamo indietro, ci fermiamo prima ancora. Non bisogna creare un corpo troppo ciccione, troppo pesante, anche se non ha problemi di pesantezza, appunto, perché poi l'impalcatura di foam e capriolo non dà problemi. Chiudiamo il glitter. Scaldiamo la lampada. Solare su ultra thin, quindi la più liquida. Una goccina sul lago e, come se volessimo fare una Perdigon come abbiamo fatto nella mosca precedente, ruotiamo bene all'inizio e poi la stendiamo verso la fine. Come vedete non vado a dare volume al corpo, ma solamente lo bagno, diciamo, e ha già cambiato colore praticamente, ha già preso tutti i suoi bei riflessi. Lo finiamo. Questa è una bella mosca da caccia che è veramente micidiale nei mesi proprio estivi. Io l'ho provata anche in primavera, ma rende decisamente meno. È una bella mosca da estate. Mosca bikini. Una bella mosca bikini, sì. Infatti rosa, vedi? È già pronta. Ora posizioniamo invece l'amo. Quindi prima l'abbiamo messo come se dovessimo costruire una ninfa. Ora come se dovessimo fare una clean camera. Filo Textrim Black 8/0, vai che ci sta la foto qua, benissimo. Lo fissiamo, quindi come vedete ho lasciato abbastanza spazio davanti per lavorare bene, no? Vado col filo a andare appena sopra dove comincia il glitter thread,
E lì, ora io vi faccio vedere stasera la versione col foam bianco, anche lì ci si può sbizzarrire a seconda dell'indicatore che una persona si trova meglio, o anche appunto in base alla giornata, all'orario, se a sera meglio il giallo, in pieno giorno meglio l'arancio. Ok, quindi fatto una strisciolina di foam tagliato, la piego. E lo fisso. Con le forbici vado a tagliare tutta l'eccedenza posteriore. Ora alzo il foam e comincio a farci dei giri intorno e automaticamente si mette in piedi. Si è visto il passaggio? È stato abbastanza chiaro, ok. Ora cerco di prolungare la parte schiacciata dal filo in modo che mi dia la prolungo verso l'alto in modo che di avere lo spazio esatto per mettere adesso un po' di dubbing da coprire il foam e fare l'asola in capriolo. Quindi il dubbing è lo stesso di prima, solamente in versione nera, quindi dubbing molto luccicante, ideale per le ninfe appunto, ma ripeto, non abbiamo problemi di galleggiabilità, quindi anche se utilizziamo un dubbing che beve, diciamo, anche se è sintetico, ma comunque è un dubbing che, pur essendo sintetico, le ninfe fatte tutte in questo dubbing diventano belle pesanti, dà dei colori veramente molto belli, dei riflessi tendenti al pavone. Dopo esiste anche color pavone, che ce l'ho qui e è poco differente, ma c'è anche lui. Ok, e abbiamo fatto, come vedete, con alcuni giri attorno al foam il torace della mosca. Qui prendiamo il twister e facciamo un'asola abbastanza lunga, la andiamo a fissare sul gambo del foam e mi porto davanti dove poi avverrà la testina. Prendo un capriolo maschio giovane dalle fibre abbastanza corte. Invernale, pelo invernale. Sì, di cambio tra l'estate e l'inverno. E con la pinzettina Petit Jean entro nelle fibre in questo modo. Ora con l'aiuto dell'altra pinzetta e delle forbici vado a prepararmi l'asola equilibrata, giusta per questa mosca. Quindi tolgo tutti i peli non pareggiati, diciamo, che ha di suo il capriolo. Poi prendo la misura che so che ci vuole per questo montaggio sul 12, se fossi stato appunto sul 16 le avrei prese più corte, e taglio l'eccedenza del gambo. Quindi questo sarà il nostro risultato finale. Adesso cerco di essere più chiaro possibile. Eccolo lì, questo sarà il nostro risultato, quindi un risultato bilanciato che non abbia fibre né troppo lunghe né troppo corte, ma che facciano galleggiare in modo giusto la mosca. Quindi il risultato che avremo alla fine sarà questo. Inseriamo nella Ale, riesci a abbassare un attimo l'inquadratura? Inseriamo nell'asola le fibre e poi molliamo la pinza.
anche oggi ho fatto vendere un bel Twister CF a un concorrente, perché in giro il CF, cioè col sistema cuscinetto è difficilissimo trovarli. E purtroppo solo CF al momento li fornisce. Giriamo con attorno al foam l'asola che abbiamo creato e ci portiamo dove verrà la testa praticamente. A questo punto no, è una bussola qua. Blocchiamo l'asola che abbiamo fatto . Tagliamo l'asola e chiudiamo la mosca con tre nodi di chiusura sulla testina. Come vedete, lo spazio che abbiamo lasciato all'inizio per l'occhiello ora ci è venuto buono, infatti abbiamo fatto la testa e c'è lo spazio per il filo. A questo punto prendiamo la colla di prima, la colla di chiusura, Hardhead Clear, eccola qua, e la stendiamo sul lago, non quello dello smalto, l'altro. Ok, e andiamo a metterla sull'occhiello, cioè sull'occhiello, sulla testina, appena dietro l'occhiello. Ora, abbassiamo, schiacciamo le fibre verso il basso in modo da appiattirle e aprirle, e con la pinzetta andiamo a togliere tutti i peli che risultano lunghi rispetto alla maggioranza di tutti gli altri peli, diciamo. E la mosca è finita. Lorenzo che mi ha chiesto uno streamer da Keppie, e quindi vi propongo il dressing micidiale che ho ottenuto pian piano negli anni, ovvero streamer che una volta bagnati risultino un filo luccicante, cioè questo effetto, questa codina che ha una volta che è bagnata è veramente molto più sottile di così come la sto mettendo io, diventa quasi la metà di questo che vedete, quindi diventa davvero un filo luccicante in acqua, che a differenza di quello che si può pensare, cioè come una trota, come il discorso che facevamo delle trote di mare che mangia sulla coda e non si abbocca, la keppia è totalmente un altro pesce, e quindi la coda lunga non è assolutamente un problema, anzi abbiamo visto che io e il mio maestro che pesca keppie da praticamente 20 anni più di me a Mosca, eravamo uno di fianco all'altro, e lui con gli streamer corti che aveva, che ha sempre usato, e io con questo streamer nella versione verde, era quella sera lì, in versione lunga avevo tre volte tanto di risultati rispetto a lui, quindi col tempo si è rivelato veramente micidiale fare streamer lunghi. Dopo si prendono anche con streamer corti, per carità. L'amo è sempre lo stesso che abbiamo visto prima, il K4 AYSE, però in versione 10, con la pallina del 3,5 arancio fluo. La coda è crystal flash, quindi alcune fibre di crystal flash sotto, un ciuffettino di craffur bianco, quindi fibra sintetica, coperto da alcune fibre di glossy pearl, quello che abbiamo usato nella prima ninfa per coprire il corpo, e chiudo l'attacco del craffur, lo spazio tra craffur e pallina, con il fine diamond pearl che abbiamo usato sempre nel torace della prima ninfa. Quindi nulla di difficile, una mosca molto basilare ma davvero molto catturante. Pallina rossa serve? Sì, pallina arancio. Fa acqua, dico quella lì. Io... Fa la differenza? La differenza? Io vedo questa composizione di pallina arancio e streamer bianco ha veramente
dato dei gran bei risultati. E la famosa testa rossa degli streamer, dei Rapala, da mare, la testa rossa è sempre il con la ninfa, con una ballina rossa mai c'è fatto. Mai? No, invece feci una volta che... Fai il collarino, ma a me la ballina rossa ormai... Allora, il filo è fondamentale nella costruzione degli streamer, quindi è un Techstream Powerthread SM, cioè lo small, un filo che praticamente si può solo, diciamo, tagliare e non strappare perché è molto robusto. Ovvio che nella versione small a un certo punto si strappa, ma io posso tirare, ma mi taglio le dita quasi. Cos'è quello lì? Quanti denari? Quello che hai preso poi l'altra volta quando ci siamo visti a Bologna, ne hai prese 4 bobine di questo qua. Sì. Dovresti averne ancora, secondo me. Uno o due. Ma cos'è il 50 denari? È il 50, sì. 50 denari. Quello che va bene a Nicole per le ninfe. Ah, va bene a far tutto quello. Ah, questo qua ci fai tutto, sì. Quello lì praticamente... Il streamer aumenta un pochino. Uno... A modello? Del 10. Devi usare... Dopo per fare queste cose qua me li hanno presi anche dell'8 e del 6 e adesso gestisco anche l'8 e il 6. Perché ogni esigenza può esserci un'altra persona che li vuole, quindi via allargare il magazzino. Quindi mi fermo in modo che diventi un artificiale dritto su un amo curvo, quindi mi fermo qui a inizio curvatura e il primo passaggio che vado a fare è aggiungere Crystal Flash, quindi questo bellissimo Crystal Flash colore madreperla. Quindi abbastanza. Il mio ormai è una palla. È una palla, non è più. Ok. Crystal Flash, ormai il mio è una palla. Prendiamo. Sì, ma dopo è andato a contatto con la cera. Facciamo un paio, prendiamo un paio di fibre. Però riesce ancora. Che poi diventeranno 4 perché appunto le fissiamo alla fine dello streamer. E l'eccedenza la ribaltiamo in modo da avere una codina di 4 fibre e non 2, quindi un po' più sostanziosa. Tagliamo quindi a 3 volte di distanza dell'amo più o meno e abbiamo la parte bassa della coda. A questo punto prendiamo Craftfur, quindi queste fibre morbide, sintetiche, molto, molto lunghe, e con un pettinino, visto che la serata alla costruzione da streamer da Luccio è servita più che qualcosa, prendiamo un ciuffettino di fibre e poi col pettinino le andiamo a pulire di sottopelo. Così come togliamo la parte da una parte più ricca di sottopelo, quindi da un lato, togliamo le fibre invece più lunghe dall'altro, in modo che abbiamo una cosa uniforme, eccola qua. Qui riprendiamo il nostro pettine e finiamo di togliere il sottopelo, quindi le fibre più lunghe che non ci servono a nulla. E abbiamo una bella codina di fibre. Eccola qua, questa è la nostra coda. Andiamo a posizionare sopra al Crystal Flash in questo modo e le portiamo verso la pallina in modo che praticamente già andiamo a creare il corpo di questo streamer. Tagliamo l'eccedenza, schiacciamo l'eccedenza che non siamo riusciti a tagliare contro la pallina, giriamo lo slot verso il basso in modo da nasconderlo. E
torniamo verso la fine. A questo punto, quindi gli abbiamo dato del riflesso sotto, del naturale in mezzo, neutro diciamo, più che naturale, e andiamo a finire con sempre il glossy pair che vi ho fatto vedere all'inizio per fare il corpo della ninfa. In questo caso vi farò vedere l'utilizzo come luccichio negli streamer, quindi diciamo due fibre. Prendiamo le due fibre, come vedete ora quello che sto usando io sono, come vedete, campioni, la bustina nuova, le fibre sono tutte belle dritte e non hanno curvature strane. Ora, per non dare effetti strani, io farò due fibre, anziché raddoppiarle come ho fatto col Crystal Flash, prendo due fibre e le fisso sul lato destro, diciamo, no? Poi taglio, le riprendo, e così tengo sempre il senso della curvatura verso l'interno dello streamer e le vado a fissare sul lato sinistro praticamente. Quindi ho coperto in tutti i lati del Craftwork, l'ho coperto di qualcosa di luccicante e riflettente. Le taglio alla pari, quindi finisce tutto nello stesso punto. Una volta bagnato, il risultato è questo. Ed ora vado a coprire tutto il lavoro sporco, diciamo, con il dubbing, sempre che abbiamo usato all'inizio, però senza la cera, quindi lo schiacciamo, che fa solo da copertura. Usiamo davvero, facciamo un cordoncino molto sottile, proprio da non dare troppo spessore, ma solo da copertura. Eccolo qua. Quindi non ho fatto niente di difficile, sono solamente alcuni passaggi e i materiali giusti per fare una mosca che è davvero catturante. Il nodo finisce tra il dubbing e lo slot della pallina, quindi non abbiamo bisogno di aggiungere colla, anche perché la colla non andrebbe mai a coprire dove va a crearsi il nodo. Il marabù non lo utilizzi? Sì, puoi usare anche il marabù. Però ti dico, nella pesca la keppia si rovina molto meno, dura molto di più la fibra sintetica. Poi si gonfia, questo qua si strese. Questo fa tutto poi un altro effetto, ovviamente. Questo sì, cioè non te lo riesco neanche a far vedere come diventa in acqua, perché in acqua diventa la metà di quello che vedi schiacciato adesso. Mm-hmm. Ora lo vedi schiacciato, in acqua è la metà di quello, di questo il diametro. Veramente un filo proprio. E ha il suo perché. Il corpo invece è un po' magari farlo tipo in ciglia, no? O anche in ciglia, però dove la vai a fissare e poi diventa più ciccione, non resta così pulito, diciamo. Un po' più grosso magari volendo. Vabbè, volendo sì. E poi dopo la ciglia puoi anche tinselarla con un tinsel. Dopo quando hai fatto i giri di ciglia, ci fai all'opposto i giri col tinsel. Io a casa mi faccio la micro ciglia. La micro ciglia, esatto. 1 mm.